Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuta. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore mi fece intendere che a chi l'ama davvero e si mette tutto a sua disposizione, egli comunica più del suo amore, perché l'amore va con l'amore. Così ad un'anima che ama, l'amore si comunica adesso, comunicato che è subito opera, e così tutto quello che la detta anima fa, non fa lei, ma l'amore che sta in lei. Ora il divino amore si posa nell'anima e si fa sentire. Ella non trova il luogo di riposo, si sente smania e l'amorosa. Ora con gridi, ora con silenzio, ella sempre ragiona con amore. L'amore fa parlare e nel medesimo parlare si fa sentire all'anima. In un istante la pone in silenzio e fa che ella lo senta, lo provi e comprenda in qualche modo. Ma ella di ciò non può dir parola, perché esso è infinito, incomprensibile, immenso. E meno se ne parla, più si dice di esso. In una parola, nessuno può narrare le sue grandezze e nessuno le può comprendere. E tutto ciò esso amore fa capire alla medesima anima e nel medesimo tempo ella sta tutta assorta e fuori di sé, ma tutta unita a questo amore. Mi ha fatto conoscere che la vera carità consiste in fare quell'opera con ogni spogliamento e senza interesse alcuno, né verso le creature, né appresso a Dio. E perché sia tutta indirizzata a gloria di Dio, si deve prima avere quella pura e retta intenzione di farla solo per amore e con amore. La carità senza amore di Dio è come una cosa morta. L'amore è quello che avvalora e dà la vita. Così mi ha fatto conoscere che sono tutte le altre virtù. Senza la vita di questo amore puro, tutto è morto. E sono come non fossero. In questo punto mi ha fatto capire che come sarò introdotta nella scuola del suo amore, allora conoscerò bene tutte queste cose. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota, Signore, com'è che è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù, se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. O Gesù, che nell'amore hai riassunto tutta la legge e i profeti, concedi di amare te sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.